Ringrazio in modo particolare i miei collaboratori che in queste settimane si sono prodigati davvero moltissimo per poter assicurare all'istituto di ritornare ad essere presente sulla scena virtuale e naturalmente alla professoressa Claudia Fernandez, che è la prima delle nostre ospiti online. Quindi io auguro a tutti un buon incontro, prego Daniele di volere mandare i video e poi Claudia prenderà direttamente la parola per la lezione. Arrivederci. Hola, mi nombre es Enrique Avogadro, soy ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, al igual que mi colega nacional, Tristan Bauer, me gustaría sumarme a celebrar este Día de Dante, celebrar además el puente cultural con la hermana República de Italia. Estamos juntos en esta. Desde casa, por supuesto, en este purgatorio que necesariamente nos hemos impuesto, que es el aislamiento social. Y esperando que, digamos, atravesemos esta tormenta para, como humanidad, salir mejores. Así que me sumo leyendo una frase muy breve, pero creo que de alguna manera puede ser inspiradora para esta situación que atravesamos. Dice Dante en la Divina Comedia: "No te detenga el miedo, que por mucho que pudiese, no impedirá que bajes esta roca". Un saludo muy grande y forza Italia y forza Argentina. Vorrei leggere pochi versi dal canto quarto del Purgatorio, cioè dell'antipurgatorio, dove Dante incontra, in qualche modo inventa, un personaggio che poi diventerà molto importante e famoso perché verrà preso a modello da Samuel Beckett, il quale addirittura prenderà il suo nome, Belacqua, per farne il protagonista del suo primo romanzo scritto in inglese, un romanzo comico che poi lui in qualche modo anche ritrattò, insomma, ricusò. Belacqua Sciua era il nome di quel personaggio. Era proprio ispirato a Belacqua, Duccio Belacqua, che è il personaggio che Dante incontra tra i pigri, condannato, come adesso sta per spiegare, a passare il tempo equivalente alla sua vita terrena in attesa di poter ascendere al paradiso, proprio per pagare una pigrizia che era proverbiale, perché questo Belacqua, che faceva il testimone di professione, citava sempre Aristotele dicendo che sedendo e riposando l'anima diventa saggia, e proprio Dante è riportato dall'anonimo fiorentino avergli risposto: "Se così fosse, tu saresti la persona più saggia di tutte". Belacqua muore intorno al 1300, 1301, quindi Dante lo trova in questo girone, anzi, insomma, in questo antipurgatorio, sotto una roccia dove ci stanno le anime che purgano la loro pigrizia. Lui ha le braccia abbracciate alle ginocchia. "Conobbi allor chi era, e quell'angoscia che m'avacciava un poco ancor la lena non mi impedì l'andare a lui, e poscia, ch'a lui fui giunto, alzò la testa appena, dicendo: 'Hai ben veduto come il sole dall'omero sinistro il carro mena?' Gli atti suoi pigri, le corte parole, mosson le labbra mie un poco a riso, poi cominciai: 'Belacqua, a me non duole di te ormai, ma dimmi, perché assiso qui ritta sei? Attendi tu in scorta, oppur lo modo usato t'ha ripriso?' Ed elli: 'O frate, l'andar su che porta? Che non mi lascerebbe ire ai martiri l'angel di Dio che siede in sulla porta. Prima convien che tanto il ciel m'aggiri di fuor da essa quanto fece in vita, perch'io indugiai al fin i buon sospiri, se orazione in prima non m'aita, che surga su di cuor che in grazia vita. L'altra che val, che in ciel non è udita". Bene, grazie. Grazie mille Donatella, grazie a tutti voi di esservi collegati e grazie ovviamente a tutto il personale dell'istituto che ha allestito quest'aula virtuale affinché possiamo proseguire, anzi quasi ricominciare la nostra carissima lettura d'Antis. Benvenuti quindi, bentornati. Anzi, ho la speranza, vedendo qualche nome che non conoscevo, che per qualcuno di voi,
pandemia che ci sta dando questo strano tempo a casa sia l'occasione di conoscere Dante che, come tante Claudia, altre scusami, volte. posso interromperti proprio solo un attimo? Volevo giusto Sì. Sì. dire che abbiamo avuto una grandissima adesione. Abbiamo avuto 215-220 persone che si sono iscritte, di collegati ne vediamo soltanto 86 perché evidentemente ci sono questioni naturalmente tecniche. Quello che dici tu è vero, paradossalmente. La difficoltà della pandemia ci ha consentito di arrivare ad un pubblico molto più vasto, perché nella nostra sala entrano soltanto 80 o 100 persone e in questo caso la potenziale platea, appunto come dicevo, è di 300 persone, che è quello che ci consente la piattaforma Zoom, ma già questa volta avremmo avuto 220 persone iscritte che, come vedo, si sta sommando ancora qualcuno, si vanno aggiungendo, evidentemente problemi tecnici, eccetera, ma sicuramente il prossimo giovedì saremo ancora meglio armati. Scusa l'interruzione, però ci tenevo molto a dire che il pubblico è cresciuto esponenzialmente. Grazie Donatella. Sì, infatti, era la mia speranza che Dante potesse arrivare anche a gente che prima non si era potuta avvicinare a questa lettura e quindi, come tante altre volte, Dante ci potrà consolare anche di questo. Dunque, innanzitutto vorrei chiarire che nonostante quello che forse avete saputo, oggi non leggeremo il primo canto dell'Inferno perché appunto, come indicava Donatella, tanta gente non si è potuta collegare, quindi stiamo cercando di fare di questo nostro primo incontro virtuale una prova e quindi sarà più breve dei nostri soliti incontri, per cui non leggeremo il primo canto. Mi dispiace per chi era già pronto ad entrare a Selva Oscura. Ma faremo una cosa un po' più breve, ma che spero sia comunque di interesse. Dunque, dovendo pensare a una lezione di minor durata di quella solita, ho cercato di immaginare per questo Dante D. Che cosa proverebbe o penserebbe Dante di questa iniziativa che del resto rende molto felici tutti noi amici suoi. E quindi ho pensato di proporvi un percorso oggi, chiaramente riassuntivo perché come ogni argomento in Dante meriterebbe molto più tempo, ma un percorso attraverso quei luoghi in cui Dante riflette, o piuttosto ci fa riflettere, sulla fama, cioè su questa condizione che oggi per noi in Dante è scontata, dicevamo in quel solo incontro che abbiamo potuto avere di persona, che la commedia è il testo dopo la Bibbia più letto, studiato, riformulato al mondo, per cui la fama di Dante è una cosa che noi adesso diamo quasi per scontata, ma certamente quando Dante scrisse la commedia lui non era ancora il Dante che conosciamo oggi. E quello che vorrei leggere insieme a voi, adesso cercherò, se mi riesce, di condividere lo schermo con qualche verso della commedia, delle tre cantiche, per percorrere un po' le idee di Dante sulla fama e soprattutto per cercare di capire qual è stata l'evoluzione di questo suo sentimento. In questo viaggio che lui fa nell'aldilà, che è anche un viaggio di formazione etica. E quindi cominceremo con leggere alcuni versi del primo canto dell'Inferno, che come voi sapete sono sono i versi della Selva Oscura, dove Dante si ritrova perso in una grande crisi esistenziale.
viene anche assalito da tre fiere, avremo modo di leggere con calma questo canto prossimamente, Dio volendo, e gli viene offerto dalla grazia l'aiuto provvidenziale di Virgilio. E quindi i primi versi che vorrei commentare insieme a voi sono quelli in cui Dante reagisce a questa offerta di Virgilio di aiuto, e quindi vediamo se riesco a condividere i versi. Eccoli, spero che lo stiate vedendo. Quando Virgilio si è presentato in un modo, diciamo, indiretto, senza dire il suo nome, ma Dante capisce perfettamente che si tratta di lui, del grande poeta latino che lui ammira tantissimo, e Dante risponde facendo riferimento appunto alla fama di Virgilio, che è quella che ha consentito che lui, un 300, potesse appunto sentire Virgilio come un maestro e come un amico, la fama di Virgilio in questo caso. Quindi leggiamo questi versi e poi li commentiamo. Or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume, rispose io lui con vergognosa fronte. O degli altri poeti, onore e lume, vagliami il lungo studio, il grande amore che m'ha fatto cercarlo tuo volume. Tu sei lo mio maestro, il mio autore. Tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremar le vene e i polsi. Dunque Dante nomina Virgilio una volta nel libro e lo paragona a una fonte di parole, cioè a quella fonte da cui scaturisce un largo fiume di parole. E quindi si riferisce appunto alla fama dell'Eneide, a tutti i commenti e tutto lo studio che ha meritato il libro. Dopodiché fa un altro vocativo, degli altri poeti onore e lume, cioè tutti i poeti, secondo quest'idea che poi verrà ripresa, come vedremo, nel canto quarto, il canto del limbo, gli altri poeti del mondo, per il fatto di condividere con Virgilio il nome di poeta, si illuminano e si onorano, cioè prendono onore e lume, luce. Queste due parole che sono fortemente legate alla fama, l'onore che merita un poeta, come vedremo, sarà collegata intimamente ai poeti antichi, a Omero, grande poeta greco, e ai grandi poeti latini, di cui Virgilio è per Dante il più importante. E per chiedere aiuto a Dante usa, diciamo, il suo carattere di amante della commedia, vagliami, cioè mi valgano presso di te il lungo studio, il grande amore che mi hanno fatto frequentare l'Eneide, il tuo volume. Qui è molto interessante come Dante usi un verbo al singolare per riferirsi a un soggetto che in rigore è plurale, lo studio e l'amore. Lo studio che in rapporto con Virgilio e nell'italiano antico risente ancora del senso latino studium, cioè sforzo. È una cosa che noi docenti non ci stanchiamo mai di ripetere ai nostri studenti, che lo studio è lo sforzo, ma che nella commedia compare per la prima volta legato appunto all'amore, perché in Dante ogni ricerca di verità, ogni percorso di conoscenza è innanzitutto un percorso di amore. Cioè, secondo Dante, noi conosciamo quello che affettivamente ci ha coinvolto qualche volta. E quindi poi dichiara: tu sei lo mio maestro e il mio autore.
maestro, una parola che felicemente tutti conosciamo ancora. Autore sembrerebbe di stare riferendosi al fatto che Dante si riconosce come tale, cioè come poeta, come fatto da Virgilio, come se Virgilio fosse stato l'autore di lui stesso come poeta. E infatti immediatamente dichiara: tu sei l'unico, il solo da cui io ho preso il bello stile che mi ha reso famoso. Quindi questo onore che lui prima riconosceva come legatissimo a Virgilio, adesso lo riconosce parzialmente in lui, perché questo Dante, il Dante personaggio che si è perso nella selva nel 1300, ha già una certa fama in rapporto con la sua produzione giovanile, con le sue liriche, alcune delle quali erano state incluse da Dante stesso nella Vita Nuova e che evidentemente già circolavano in Italia. Ecco, poi vedremo in questa evoluzione che io vi volevo proporre come questa dichiarazione iniziale di Dante, che in qualche modo, tra virgolette, cerca di starsi vantando di essere anche lui un poeta, ovviamente minore di Virgilio, ma evidentemente ci tiene a riconoscersi come un suo discepolo, e poi verrà progressivamente limitata questa sua vanità, insomma, sull'onore che gli hanno meritato i suoi versi giovanili. E immediatamente risponde Dante alla domanda di Virgilio precedente, che era: ma perché tu ritorni a tanta noia, cioè perché stai tornando nella selva della sofferenza anziché intraprendere la salita del monte di Lettoso, che rappresenta la felicità? E quindi in risposta a questa domanda di Virgilio, Dante indica la lupa, la terza e la più grave delle fiere che gli avevano impedito la strada verso il monte. Vedi la bestia per cui io mi volsi, per cui io mi sono girato e sto tornando alla rovina, aiutami da lei, famoso saggio, cioè salvami, aiutami nei confronti appunto di questa fiera, e lo chiama famoso saggio. E quindi la fama qui è, come vi dicevo, legata alla figura di Virgilio. E poi Dante confessa un'altra volta di avere molta paura, che ella mi fa tremare le vene i polsi. Dunque, per quel che riguarda la fama, adesso facciamo un piccolo salto ad alcuni canti del secondo canto dell'Inferno, alcuni versi, scusate, del secondo canto dell'Inferno. Vi metto un po' in situazione. Ricorderete che Virgilio, dopo che Dante gli dice questi versi che abbiamo appena letto sulla sua paura della lupa, gli fa una profezia famosissima del veltro, e poi gli propone il viaggio nell'aldilà. E Dante, forse un po' spinto dall'entusiasmo di aver trovato Virgilio e dal fatto che era il mattino e che era primavera, accetta volentieri di fare il viaggio nei tre regni dei morti. E così si chiudeva appunto il primo canto. Il secondo invece si apre dopo un'elissi, lo giorno se ne andava e quindi è già sera, e Dante perde tutta questa baldanza che insomma lo aveva accompagnato all'inizio, e comincia ad aver paura di non essere all'altezza del viaggio, e esprime questa sua prima crisi praticamente dicendo che lui non è né Enea né Paolo, cioè i due più importanti precedenti dei viaggi nel mondo dei morti, e quindi che non si sente appunto a paura che il viaggio sia folle, cioè sia temerario. E quindi Virgilio gli risponde raccontandogli attraverso un flashback che cosa era capitata nel limbo, cioè nel cerchio dell'inferno a cui lui, Virgilio, appartiene,
mentre Dante era nella selva e gli racconta in pratica che Beatrice è scesa dal paradiso per riscattarlo, cioè per inviare Virgilio nel suo aiuto. E quindi questi tre versi di Inferno 2 che voi spero stiate vedendo come me sullo schermo, e sono i versi del vocativo che usa Beatrice per chiamare Virgilio, quindi sono parole di Beatrice, questo è importante, e sono parole pronunciate, diciamo, riferite, perché sono parole che Virgilio riferisce a Dante nella selva, ma che si sono pronunciate originariamente nell'inferno. Queste due cose sono importanti da ricordare per capire appunto il valore che ha la fama in questi versi. O anima cortese mantuana, di cui la fama ancor nel mondo dura, e durerà quanto il mondo lontana. E poi continua Beatrice parlando della situazione di Dante, che appunto sta in pericolo. E quindi ci soffermiamo solo un attimo su quest'idea che si legge qua, secondo cui la fama dura ancora nel mondo, nonostante i 1300 anni che sono trascorsi dalla vita di Virgilio fino a quella che conobbe Beatrice in vita. Quindi la fama dura ancora nel mondo e durerà, dice Beatrice, facendo una profezia che può benissimo fare non solo come personaggio morto, ma soprattutto come personaggio salvo, che vede in Dio tutto quello che è accaduto, accade e accadrà. Afferma Beatrice che la fama di Virgilio durerà quanto durerà il mondo molto in lontananza, cioè tutto il futuro del mondo conterà con la fama di Virgilio, o piuttosto Virgilio verrà ricordato fino alla fine del mondo. Ecco, questo vocativo che chiaramente è molto elogioso e anche tragico. Perché tragico? Perché Virgilio, come i lettori capiscono dall'inizio della lettura, nonostante questa sua ineccepibile probità, questa bontà, questo amorevole atteggiamento che poi conosceremo nei confronti di Dante, è, come molti di voi sanno, condannato nell'inferno. Per cui in queste parole si legge sia la grandezza di Virgilio attraverso questa fama che durerà fino alla fine dei tempi, sia la sua insufficienza, anche come simbolo della ragione umana, della conoscenza, perché appunto quando il mondo non esisterà più, quando i tempi finiranno, anche questa vita, tra virgolette, di Virgilio si esaurirà. Mentre invece sono parole dette da un personaggio come Beatrice e come sarà lo stesso Dante, destinato a vivere eternamente nel paradiso. Quindi qui, diciamo, il lettore che sta rileggendo capisce che la grandezza di Virgilio è senz'altro rappresentativa del massimo cui può ambire l'essere umano, è un'altissima la fama, il ricordo presso il mondo degli umani, è un'altissima ambizione umana, ma appunto è umana e quindi infinitamente piccola in confronto con il divino che rappresenta Beatrice. Va bene, io vado avanti con la speranza che stiate capendo, purtroppo senza vedervi è difficile avere un feedback, però mi fido, insomma, della capacità che ha Dante di oltrepassare anche l'etere e comunque poi credo che troveremo il modo di interagire in altre lezioni.
Dunque, passiamo ora al canto quarto dell'Inferno. Dante era svenuto, insomma, dopo aver visto alcuni personaggi dell'antinferno, e comincia a camminare, ormai ha oltrepassato insieme a Virgilio l'Acheronte, quindi il fiume, e scorge da lontano una zona del limbo, così si chiama questo primo cerchio dell'inferno, che ospita persone onorevoli, come lui intuisce anche da lontano. Questo è un episodio, l'episodio del limbo, altamente innovativo da parte di Dante, infatti è stato uno dei primi episodi contestati dalla Chiesa ancora nel XIV secolo, proprio perché Dante trova un limbo popolato da adulti, che andava contro la tradizione sul limbo, che voleva il limbo per i padri, cioè per i patriarchi che avrebbero atteso Cristo lì finché Cristo se li è portati effettivamente in paradiso, e il limbo dei bambini morti senza battesimo. Dante invece vi mette molti personaggi adulti appartenenti, la stragrande maggioranza di loro, al mondo pagano. E non solo, questo implica un problema teologico importante, di cui potremo parlare in futuro quando leggeremo per intero questo canto, ma la cosa più sconvolgente appunto è che in mezzo a questo limbo lui addirittura vede un nobile castello, piacevole come aspetto, ma anch'esso abbastanza tragico. E quindi leggiamo i versi in cui Dante ha per la prima volta notizia di questo luogo speciale dell'inferno, del limbo. Non era lunga ancor la nostra via, di qua dal sonno, quando io vidi un fuoco che misterio di tenebre vincia. Di lungi ne eravamo ancora un poco, ma non sì ch'io non discernessi in parte col revolgente possedea quel loco. O tutti onori, scienza e arte, questi chi son che hanno cotanta onranza che dal modo degli altri li diparte? E quelli a me, l'onrata nominanza che di loro suona su nella tua vita, grazie acquisti in ciel che stiglia avanza. Dunque Dante dice che non aveva ancora camminato molto da quando si era svegliato da questo svenimento che aveva avuto, quando vide un fuoco che, adesso metto tra parentesi perché qui c'è un problema filologico che adesso molto brevemente cercherò di condividere con voi, che un fuoco che vinceva sull'emisferio di tenebre, quindi un fuoco che eccezionalmente nell'inferno emana un po' di luce, nonostante sia avvolto tragicamente dal buio. Dunque, voi sapete, oppure lo diciamo ora, che in tutta la commedia, tra i tanti simboli che ci sono, uno è quello tradizionale che oppone l'oscurità alla luce, e quindi che l'inferno non abbia luce non è soltanto un dato geografico, insomma, che poi avrà anche le sue conseguenze nell'andamento narrativo del libro, ma è anche un fatto allegorico perché implica la mancata grazia divina. E quindi il fatto che ci sia un fuoco, una luce qua, che chiaramente sta a rappresentare l'intelligenza di coloro che ospita questo nobile castello, il fatto che sia avvolto dalle tenebre è chiaramente indicativo dell'insufficienza e insieme della grandezza umana che ha la mente in confronto con la mancata fede. E quindi il problema filologico cui facevo un brevissimo cenno prima riguarda questo verbo vincia con cui si chiude la terzina,
Perché secondo alcuni sarebbe il verbo vincere, come l'ho parafrasato prima, in quel caso il fuoco è il soggetto, il fuoco vince sulle tenebre, le tenebre sarebbero il complemento oggetto, mentre invece secondo altri sarebbe un verbo latino, non sarebbe la prima volta che Dante usa un latinismo, vincire, che vuol dire appunto avvolgere. Se condividiamo questa posizione, invece si alterano i ruoli delle parole, per cui l'emisfero di tenebre sarebbe il soggetto che avvolgeva il fuoco e sarebbe ancora più tragica questa sottomissione della mente umana rispetto alla mancata fede, che è appunto ciò che ha impedito che questi personaggi si salvassero. E quindi Dante da lontano riesce a vedere che quel luogo, che poi appunto diventerà questo nobile castello, possedeva un re volgente, quindi gente onorevole. Torna adesso per la prima volta, ma vedrete che nel resto dei versi citati gli compare più volte, una serie di termini della stessa radice di onore, questa parola che Dante aveva usato nel primo canto, vi ricordate, per parlare appunto di Virgilio, degli altri poeti, onore e lume. La luce stiamo vedendo e adesso vediamo l'onore dei poeti. E quindi Dante vede che questa gente è degna di onore e domanda a Virgilio, riprendendo appunto il verbo onorare, o tu che onori scienza e arte, quindi che sei un onore della conoscenza e della tecnica, chi sono questi che hanno così tanta onoranza, cioè che meritano questo onore, di essere separati dagli altri del limbo? Quindi Dante ha già capito che questo luogo è, tra virgolette, perché è sempre l'inferno, è una prerogativa, cioè stanno meglio questi in qualche modo rispetto a quelli che sono fuori dal castello. E quello che è più sconvolgente dal punto di vista teologico e che anzi ha destato tanta perplessità da parte dei teologi è la risposta di Virgilio, che dice che l'onrata nominanza, cioè l'onorevole fama che ancora suona nella vita di Dante su, cioè nel mondo, gli fa acquistare grazia nel cielo che gli dà questo vantaggio. E che cos'è che è sconvolgente teologicamente qua? Il fatto che un evento mondano, qual è la fama, riesca in qualche modo a commuovere Dio, e cioè a in qualche modo avere effetti sulla grazia, che dà loro uno stato nell'aldilà che rende un po' meno terribile la loro attesa in sospensione, come sono tutti quelli del limbo, appunto nell'inferno. Quindi fin qui quello che stiamo vedendo è la fama come altissimo bene del mondo, ma appunto essendo del mondo avvolto, in questo caso avvolta la fama di questi dalle tenebre che simboleggiano la mancata grazia che avrebbe dato loro ben più che la fama, e cioè l'eternità, questa fede. Dunque, ora facciamo un salto davvero enorme, perché andiamo in purgatorio, perché nel viaggio del purgatorio appunto Dante dovrà, dopo essersi allontanato dal male definitivamente, fatto che è simboleggiato dall'uscita, dal capovolgersi di Dante nel centro della terra e cominciare l'ascensione, prima verso l'emisfero sud e poi sulla montagna,
questo viaggio è il viaggio in cui Dante deve allontanare il male da sé, cioè fare una purgazione analoga, eccezionale perché lui è in vita e quindi poi quando sarà morto dovrà rifare questa strada e stare molti secoli in diversi posti, ma che simbolicamente gli è dato di fare attraverso tutte le cornici del purgatorio per lavarsi dalle colpe, dalle tendenze verso ogni peccato capitale. E quindi in questi versi che leggeremo adesso siamo nella prima cornice, quella dove si purga il peccato di superbia, quello più importante, quello con cui Dante, come vedremo, si identifica esplicitamente. Quindi è un peccato che, come cercherò di mostrarvi leggendo appunto questi versi, è fortemente legato al desiderio di fama. Quindi le anime dei superbi penitenti stanno caricando dei pesi con la schiena china, del tutto deformati da questa posizione. È una posizione che li costringe a guardare in basso, come un contrappasso dell'atteggiamento opposto che ebbero in vita, di aver alzato troppo la testa, quindi aver voluto essere più della loro condizione umana, e quindi Dante cammina con loro per parlarci anche lui chinando la faccia, il che simbolicamente ci avverte sulla identità che c'è tra l'anima di Dante e quelle dei superbi. E quindi leggiamo questi versi, questi li leggiamo magari a poco perché è un brano più lungo. Ascoltando chinai in giù la faccia e un di loro, non questi che parlava, si torse sotto il peso che gli infaccia e videmi e conobbe, mi chiamava, tenendo gli occhi con fatica fisi, a me che tutto chin con loro andava. Quindi Dante sta parlando con altre anime e uno che lo riconobbe alza lo sguardo con difficoltà perché i pesi gli impediscono di torcere il collo, quindi con fatica. C'è qualche anima tra i penitenti che riconosce Dante, che lo conosceva, insomma. E quindi Dante, avendolo riconosciuto, lo interpella così. «O dissi io lui, non sei tu o derisi l'onor di Agobbio e l'onor di quell'arte che alluminar chiamata è in Parisi?» Cioè Dante riconosce qua o derisi da Gubbio un illuminatore, quindi un artista plastico, e lo chiama l'onore di Gubbio, cioè quello la cui arte ha dato onore alla città, e l'onore di quell'arte che a Parigi si chiama Alluminé. E questo personaggio che sta purgando la superbia, quindi deve cogliere questa occasione anche di allontanarsi dalla volontà evidentemente di essere famoso che lo caratterizzava, qui in modo umile risponde a Dante: «Frate di Selli, più ridon le carte che pennelleggia Franco Bolognese, l'onore è tutto il suo e mio in parte». Innanzitutto lo chiama fratello, quindi dopo questa gerarchizzazione che Dante in qualche modo attraverso la sua ammirazione aveva espresso verso di lui, lui cerca di mettersi sullo stesso livello di fratellanza e riconosce che le carte che dipinge Franco Bolognese, un altro illuminatore, ridono, cioè luccicano di più rispetto a quelle sue. E quindi dice: l'onore ora è suo, mio solo in parte. Quindi questo personaggio, morto chiaramente, ha già capito che il desiderio di fama è vano, come dirà subito dopo, che uno può ambire ad essere famoso, ma che poi ne verrà un altro che lo sarà, perché è appunto caratteristica delle cose del mondo, anche di quelle più importanti, non durare per sempre. E poi ammette: ben non sarei io stato sì cortese mentre ch'io vissi per lo gran disio dell'eccellenza, ovvio mio cuore intese. Cioè io
è vero che in vita non sarei stato così cortese, così riconoscente nei confronti di un altro artista mentre io vivevo, perché avevo un desiderio di eccellenza tale che mi impediva di riconoscere la qualità del lavoro altrui. E poi esprime: di tal superbia qui si paga il figlio, e ancor non sarei qui se non fosse che possendo peccarmi volsi a Dio. Cioè, qui si sta pagando questo debito di superbia. E poi, vabbè, questo non entriamo nei particolari di questo, perché ci porterebbe molto lontano, ma l'importante qua è come viene associato in un episodio che, come adesso vedremo, coinvolge Dante in prima persona, si associa appunto qua il desiderio di fama con la superbia. E quindi esclama: o derisi, o vana gloria dell'umane posse, con poco vertin sulla cima dura se non è giunta dalle tati grosse. Quindi, o vana gloria. Questo è importante perché poi quando uno legge il Paradiso capisce che la vana gloria, che sarebbe appunto il desiderio di fama, si oppone alla vera gloria, che è la gloria appunto della vita eterna, quella con cui inizia appunto la terza cantica, la gloria di colui che tutto muove. E quindi o vana gloria delle potenze umane, di quello che può fare l'uomo. Quanto poco dura verde sulla cima se non è giunta, cioè raggiunta, da etati grosse, cioè quanto dura poco la fama, a meno che, dice, non ci sia dopo della nostra opera una generazione che non sa fare niente. Quindi quello che sta dicendo è se la fama di qualcuno dura molto, di qualche artista, è perché poi non ce ne sono stati artisti più bravi, quindi non è merito proprio. Ricordiamo che questo discorso è tutto in bocca di un penitente che sta cercando di purgarsi dalla superbia. E qui passa a parlare di altre arti. Credetteci, ma bue nella pittura tenerlo campo, e ora giotto il grido, sicché la fama di colui è scura. Quindi Cimabue pensava di essere il pittore più importante, e ora il grido, cioè la fama, ce l'ha Giotto, per cui Cimabue si sta, insomma, affievolendo come nome. E adesso arriva quello più difficile da accettare da parte di Dante, perché si passa alla letteratura. Così ha tolto l'uno all'altro Guido la gloria della lingua, e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà del nido. Cioè, così, nello stesso modo in cui Giotto ha spostato, diciamo, Cimabue, così un Guido Cavalcanti, ha tolto a un altro Guido Guinizelli, la gloria della lingua. E forse, aggiunge Oderisi, è già nato il poeta che caccerà dal nido entrambi. Secondo la quasi unanime opinione dei commentatori, qui si sta alludendo a Dante stesso. Ed è molto importante capire che questa allusione velata alla grandezza della propria opera viene affermata appunto in un contesto di purgazione della superbia. Cioè, Dante chiaramente come autore sa che lui è geniale, e probabilmente immagina che la sua opera è destinata a durare, ma mette in bocca di un personaggio che ha capito la vanità di questa fama nel mondo proprio il suo ruolo in questa catena di famosi che verranno poi sostituiti da altri. Quindi è già nato Dante, ma si capisce che così come un Guido tolse la fama a un altro, ne verrà forse dopo un altro che toglierà anche la fama a Dante stesso. E quindi, continua Oderisi,
non è il mondan rumore altro che un fiato di vento, che or vien quinci, or vien quindi, e muta nome perché muta lato. Cioè, il mondano rumore, cioè la fama nel mondo, non è altro che un fiato di vento, che a volte viene da una parte, a volte dall'altra, e cambia di nome perché cambia la direzione, da dove viene. Quindi è lo stesso vento di sempre, la fama, che va cambiando nome come il vento. E adesso una domanda retorica, un po' difficile da capire, ma spero di riuscire a spiegarlo. Che voce avrai tu più se vecchia scindi da te la carne che se fossi morto, anzi che tu lasciassi il pappo e il dindi pria che passi mille anni? Allora, prima che passeranno mille anni, domanda Oderisi a Dante, quale fama avrai tu più che se tu fossi morto da bambino piccolo, quindi prima che tu lasciassi questo linguaggio puerile, il pappo e il dindi sono parole appunto che usano i bambini piccoli, a differenza se scindi da te la carne vecchia, cioè se tu muori vecchio o se tu fossi morto piccolo, che differenza ci sarà per quel che riguarda la tua fame prima che passeranno mille anni? Cioè è sottinteso, tra mille anni nessuno si ricorderà di te. Sarebbe lo stesso che tu fossi diventato il miglior poeta del mondo che se tu fossi morto prima di poter parlare come un adulto. E poi aggiunge che questi mille anni in realtà a noi umani possono sembrare molti, ma che in confronto con l'eternità non sono nemmeno un battito di palpebre, che è più corto spazio all'eterno, più un muover di ciglia al cerchio che più tardi in cielo è torto. Cioè mille anni non sono niente e meno ancora di un muovere di ciglia ai tantissimi anni che ci vuole il cielo che si muove più lento. Quindi qui chiaramente Dante ha capito che la sua volontà di fama ha una sfumatura di superbia e ha capito la vanità di desiderare questo. Passiamo ora, con un salto altrettanto ambizioso, al paradiso, al famosissimo episodio di Cacciaguida, un episodio bellissimo che occupa i canti centrali del paradiso. In questo caso Dante approfitta per domandare a Cacciaguida sull'esilio che gli è stato profetizzato in Inferno e Purgatorio. Lui sa che lo attende questo terribile male quando tornerà al mondo e vuole conoscerne i dettagli. E quindi Cacciaguida appunto gli spiega che questa cosa è imminente, che si sta già organizzando nella curia romana, e gli dice che dovrà, accusato ingiustamente, dovrà lasciare Firenze. E quindi Dante, dopo aver sentito queste parole sul suo esilio imminente, si domanda una cosa molto umana che adesso leggiamo, e cioè fare con tutto quello che ha imparato nel suo viaggio giù per lo mondo senza fine amaro e per lo monte del cui bel cacume gli occhi della mia donna mi levaro e poscia per lo ciel di lume in lume ho io appreso quel che s'io ridico a molti fia sapor di forte agrume e s'io al vero son timido amico temo di perder viver tra coloro che questo tempo chiameranno antico. Allora, Dante si domanda, visto che sarà cacciato da Firenze,
che deve fare con le cose che ha imparato su tante persone di potere che possono danneggiarlo anche fuori da Firenze. Cioè, se io devo lasciare Firenze, chi mi ospiterà se pubblico dei versi in cui dico delle verità scomode per coloro che hanno il potere di farmi del male? Questa è la domanda di Dante, cioè giù, cioè nell'inferno, attraversando questo mondo amaro senza fine, che è appunto l'inferno, e anche nel purgatorio, cioè il monte dalla cui bella cima, che è l'Eden, gli occhi di Beatrice, della mia donna, mi sollevarono, quindi il monte del purgatorio, quindi sia nell'inferno che nel purgatorio. E poi nel cielo, da una luce nell'altra, io ho appreso cose che, se io le ripeto, per molti saranno di sapore amaro, come di un forte agrume, e quindi non piacerà quello che io, se dico quello che ho visto, ripeterò. Ma d'altra parte, questo ci interessa particolarmente perché riguarda una concezione favolosa della fama, ma se io sono timido amico della verità, questa è una citazione di un luogo famosissimo di Aristotele, ma se io sono timido amico della verità, quindi se non dico tutta la verità, temo di perdere, di vivere, cioè di perdere fama, cioè possibilità di vivere nella memoria di coloro che questo tempo chiameranno antico, cioè noi. Temo che poi tra tanti anni la gente non mi potrà leggere. Ecco, questo perché è così interessante? Perché in qualche modo sta dando per scontata una coincidenza tra la verità e la fama che lo attende. Cioè lui sta dicendo che, siccome, come abbiamo detto anche nella introduzione che abbiamo fatto, Dante non si sente l'autore del libro, ma uno scribadei, uno che trascrive il dettato divino, chiaramente si fida che i suoi versi verranno accompagnati dalla grazia per il tempo che dovranno essere nel mondo per svolgere la loro funzione, ma che questa grazia accompagnerà la sua opera solo se lui dice la verità. È molto interessante leggere questo, noi che quel tempo di Dante chiamiamo antico, 700 anni dopo, da questi versi emerge un effetto di lettura veramente molto interessante, perché in qualche modo vuol dire che se noi stiamo leggendo questi versi è perché Dante ha detto la verità, è perché sono veri. Dunque, per chiudere, e credo di essere stata nei tempi previsti, leggiamo adesso alcuni primi versi meravigliosi del canto 25esimo del Paradiso. Dante è già in cielo e sta attraversando una serie di esami sulle tre virtù teologali, di cui finora, nel canto 24 lo si racconta, è già stato svolto quello sulla fede. L'ha esaminato il grande apostolo Pietro sulla fede, Dante ha risposto molto bene all'esame e quindi è stato celebrato da Pietro. Quindi, prima di intraprendere di nuovo la narrazione, quindi di raccontare come è andato invece l'esame sulla speranza, che è quello che appunto come personaggio gli viene fatto a Dante adesso, il poeta Dante, lo scrittore che sta scrivendo questo tanti anni dopo, interrompe per dichiarare questo. Lo leggiamo. Se mai continga che il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra, sicché m'ha fatto per molti anni macro, vinca la crudeltà che fuor mi serra dal bello video vio dormì agnello, i miei qualupi che gli danno guerra, con altra voce o mai, con altro vello ritornerò poeta,
e sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello. Però che nella fede che fa conte l'anima a Dio, qui vintra io e poi Pietro per lei si mi girò la fronte. Allora, questi versi sono bellissimi perché, insomma, sono la testimonianza che Dante ha voluto tramandarci dell'anelito mai spentosi di tornare a Firenze, nonostante mentre lui sta scrivendo questo passaggio è già vicino alla morte, ormai le condizioni politiche che magari mentre scriveva l'Inferno gli avrebbero permesso di illudersi su un ritorno si sono spente del tutto. Quindi da questi versi poi noi sappiamo, non per dati extratestuali, ma proprio nel libro, che Dante effettivamente sta scrivendo il libro in esilio e che quindi si è avverata questa profezia che gli hanno fatto in tanti. E qui si augura comunque di poter tornare a Firenze grazie appunto all'apertura eventuale che il suo poema sacro potrebbe offrirgli. Quindi dice, se potesse succedere qualche giorno, se accadesse che il poema sacro, cioè questa commedia, come diceva lui, nel quale hanno posto mano il cielo e la terra, quindi Dio dettandogli e lui scrivendo, sicché questa scrittura l'ha fatto per molti anni magro, se accadesse che il poema sacro dovesse vincere la crudeltà, che fuor mi serra, dice con un ossimoro, cioè per Dante stare fuori dalla patria era stato richiuso, chiuso fuori, del bello vilio vio dormì agnello, quindi di Firenze come un ovile in cui lui innocente dormiva, nemico ai lupi che gli danno guerra, cioè nemico dei lupi che danneggiano Firenze, quindi se accadesse che il poema sacro ispirato da Dio potesse riaprirmi, dice Dante, Firenze, con altra voce ormai, con una voce ormai matura, con altro vello, con i capelli bianchi, oppure vello sta riprendendo l'idea dell'agnello, con un'altra pelle, ritornerò poeta, quindi ormai sarò poeta, già fatto quando tornerò, e questo è molto importante perché ci indica questa volontà di riconoscimento che non è più il desiderio di fama immaturo che poteva avere all'inizio del viaggio. In sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello, cioè Dante non desidera di essere riconosciuto in Campidoglio con questo alloro che poi, per esempio, ricevette Petrarca, ma nel fonte del proprio battesimo, cioè il luogo in cui lui entrò nella fede. E quello che si augura non è di ricevere gli allori, ma il cappello è il cappello cardinalizio, quindi lui si attende di essere riconosciuto per la sua fede. E appunto nell'ultima terzina citata, però che perciò che nella fede che avvicina le anime a Dio, attraverso quel fonte io entrai, e poi Pietro, cioè nell'episodio appena narrato, Pietro per lei, cioè a causa della fede, mi si girò la fronte, cioè così mi girò la fronte celebrando la mia fede. Quindi Dante si augura di essere riconosciuto come colui che portò a termine la missione che Dio gli diede, e di questo gli ha dato fortezza appunto la fede. Bene, io chiuderei qua. Spero che siate riusciti a seguire, anche se sono tutti argomenti complessi che magari richiederebbero dei chiarimenti.
Ringrazio ancora Donatella di questo invito, tutti voi che vi siete collegati, ancora l'Istituto, e speriamo che questo sia l'inizio di una lettura d'Antis da casa, insomma, come la possiamo fare in questo momento. Restiamo a casa, tutto andrà bene. Grazie mille Claudia per questa bellissima reintroduzione fatta di corsa, reinventata in questi due giorni. Ringrazio tutti i partecipanti, siamo in 85 in questo momento. Io mi auguro davvero che giovedì prossimo, alla stessa ora, quando riconvocheremo la lettura d'Antis online, tutte quelle persone che si erano iscritte, tante altre spero che si vorranno iscrivere, potranno effettivamente essere poi presenti alla lezione, anche se in modalità remota. Tutti gli aspetti tecnici li vedremo mano a mano, però consentitemi di dire che siamo davvero orgogliosi di poter essere riusciti in un lasso di tempo brevissimo a ritornare sulla scena, anche se è una scena virtuale, a ritornare a poter proporre contenuti italiani, peraltro proprio nella settimana in cui per la prima volta si celebra Dante, poter riavviare la lettura d'Antis, penso che sia davvero quasi un miracolo. Essere riusciti anche in brevissimo tempo a familiarizzarci con la piattaforma. Claudia, proprio l'altro giorno, anche lei è stata con noi per una breve formazione. Davvero grazie a tutti, spero di rivedervi numerosi la prossima settimana, e nel frattempo seguiteci perché stiamo organizzando altre attività che speriamo presto di potervi proporre con le stesse modalità. Grazie, buon pomeriggio, buona quarantena, io resto a casa, come si dice, lo slash, mi chiedo in casa, e quidemonos mucho. Un abbraccio a tutti, grazie Claudia ancora, ciao.